questa maglietta a nome di tutti i bambini di Taranto, di quelli che stanno in ospedale, che presto usciranno e verranno a giocare con noi. Quindi abbiamo Geppetto, Pinocchio, Mangiafuoco, La Fatina e poi aspettiamo tutti quanti gli altri per giocare insieme. Questo è l'augurio che facciamo. Tiè, questo è tuo. Bravo. È profondamente commosso Ignazio D'Andria nel consegnare la maglietta Yes Pace per te al piccolo Giovanni Albano, 2 anni e mezzo, ma già una grande popolarità misurabile nelle migliaia di visualizzazioni su TikTok e altri social. Come è noto, il reparto di oncoematologia pediatrica della città è nato grazie al progetto benefico portato avanti da Nadia Toffa e partito proprio da questo mini bar nella piazza principale del quartiere Tamburi. Il dono al piccolo, accompagnato dallo zio Francesco Leggeri, alias Geppetto, come ringraziamento per aver rallegrato la città. Per carnevale infatti hanno deciso di fare una passeggiata vestiti così, diventando virali con un video. Perché proprio Pinocchio e Geppetto? La verità è, tutto è nato dalla sua nascita, perché crescendo assomigliava molto a Pinocchio. È un po' tutti in famiglia abbiamo incominciato a chiamarlo Pinocchio, 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 a che mia sorella si è messa su internet e gli ha preso questo vestito che è uguale a quello di Pinocchio, la stoffa. Con l'aiuto di mia madre gli hanno cucito questo vestito. Io poi, vedendo i video per potergli fare questo cappello, mi è venuto in testa di fare Geppetto. Nello stesso tempo ho visto che quest'anno la favola di Geppetto compie 50 anni. Non abbiamo parole, perché non credevamo tutto questo, sinceramente.